non ho le competenze che portava la collega sempre in termini di riflessione rispetto a come riflettere sulla storia di quegli anni in relazione anche all'andare di insegnare per loro, ma c'è una cosa sulla quale mi ritrovo fortemente e andando a ripercorrere alcune delle cose che io mi ero appuntata come elementi da segnalare rispetto agli anni 70 in relazione ai movimenti che poi hanno portato alla legge 180 e che sono all'interno di alcune parole chiave, quindi sono riscritte poi in particolar modo c'è il tema della decostruzione dell'immagine, il tema della soggettività, che come dire è un qualche cosa in rapporto alla collettività, in rapporto alla storia dei singoli, in rapporto al discorso di una valorizzazione della storia dei singoli in relazione al contesto comunitario. E poi andremo, cioè, ci sono proprio, quindi ringrazio intanto perché mi è stato utile a livello personale, ma perché sicuramente sarà anche utile a voi rispetto al mio inquadramento che non avrei mai fatto in modo così efficace. Dall'altra parte c'è anche, e ci interessa, e poi vedremo come, la rottura della visione della neutralità della scienza. È questo che fa sì che ci siano che possano accadere delle cose. La rottura di una visione a senso unico della razionalità, la rottura della possibilità di riportare tutto ad una norma e a un qualche cosa che norma non è, la possibilità di incrociare dei punti di vista diversi. E sicuramente negli anni 70 in Italia sicuramente conosciamo qualche cosa nell'ambito della salute, nell'ambito della legge che cioè del movimento che poi porterà la legge Basaglia, è un qualche cosa che parte da lontano, ma che soprattutto vede l'intreccio fra movimenti culturali diversi, fra discipline diverse, vede un intreccio fra persone che operano in mondi diversi, vede soprattutto diciamo come anche fonte ispiratrice rispetto a alcuni movimenti, sicuramente quello che è accaduto negli Stati Uniti in relazione a quelli che sono i gruppi di autocoscienza, dove ciò che io vado a sottolineare in questo caso è il discorso del self-help, mentre aiuto l'altro inizia a ragionare su quelli che sono dei miei diritti, mentre sostengo l'altro rispetto alla crescita del suo protagonismo rispetto agli accadimenti della storia, di fatto inizio anche a costruire una mia competenza rispetto a come affrontare le questioni. Allora, questi sono dei punti che ci ritrovo e che noi tratteremo, ma che di fatto rappresentano degli elementi che rispetto ai cambiamenti che sono avvenuti in psichiatria, sono dei cambiamenti che ancora oggi rappresentano quello che è un processo ancora aperto, non chiuso, e che è un processo che invece porta a una scommessa rispetto a un cambiamento di pratiche in relazione alla modalità di incontrare il territorio. L'altro passaggio, secondo me, è il discorso del rapporto tra la macro storia e la micro storia, quindi dell'intreccio tra quelle che sono le storie delle idee, le storie dei movimenti, che in qualche modo non hanno confini territoriali, e invece, dall'altra parte, la necessità di andare sempre di più a ricostruire la storia all'interno dei microcontesti territoriali, perché soprattutto rispetto a quelle che sono le pratiche che sono avviate negli anni 80 come un processo di cambiamento rispetto al passato, poi credo che sia davvero importante ragionare rivedere queste cose a partire da che cosa è davvero accaduto. Proprio perché si vada a spezzare la distanza fra ciò che si dice e ciò che si fa. E su questo, soprattutto in psichiatria, soprattutto nell'ambito della salute, come dire, questo rappresenta un punto di forza. Un punto di forza rispetto a quelli che sono dei movimenti che invece oggi parlano di una rivisitazione di quelle che sono state delle conquiste degli anni 70 in ordine al come fronteggiare la malattia mentale, in ordine al come dire, come immaginare un intervento sulla persona. Proprio per questo io
scelto di dividere in due, come dire, in due tipi di il mio contributo in due parti. Da un lato, andando ad indicare quelli che sono una serie di trasformazioni che vanno tenute in mente, che vanno prese in considerazione e che si allargano quindi anche ad uno sguardo più ampio, non vengono analizzate, vengono semplicemente dati dei flash rispetto a alcuni elementi importanti che portano, diciamo, agli anni 70 e che iniziano nell'ambito della psichiatria ad essere davvero rilevanti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, all'indomani del recepimento di alcune culture che portano al cambiamento sia in termini di strumenti che in termini di capacità di leggere i bisogni del singolo. Dall'altra parte, accanto a ricordarvi questi eventi principali, ho tentato anche di fare un lavoro rispetto all'indicare quelle che possono essere delle fonti possibili rispetto a raccontare gli anni 70, immaginando che diversi possano essere i punti di attenzione rispetto alla ricostruzione degli anni 70 e che quindi in relazione a questi diverse possono essere le scelte documentarie o le piste di lavoro possibili. Io credo che la storia degli anni 70 sia una storia che è decisamente ancora troppo aperta nell'ambito della psichiatria, nel senso che è una storia che ancora oggi sostanzialmente si divide in due grandi blocchi: chi sostiene in Italia, chi è da un lato ha sostenuto i processi di cambiamento che hanno portato alla legge Basaglia, dall'altra parte che invece ha in un qualche modo annunciato soprattutto i momenti di criticità oppure le annunciazioni che poi di fatto non sono state seguite da pratiche efficaci. E è ancora una storia che veramente è molto aperta, ancora io credo da fare di questo periodo, proprio il tentativo sul contesto nazionale di iniziare a ragionare anche sulla costruzione di archivi che ci permettono degli archivi della storia degli anni 70, perché proprio non vadano disperse tutta una serie di produzioni che non sono solo le produzioni letterarie, ma sono dei carteggi, ma sono anche le relazioni tenutesi all'interno dei convegni, sono anche una serie di cose che rischiano di andare disperse proprio perché c'è stato questo timore rispetto a ritrattare le informazioni, rispetto all'ampiezza anche delle cose da affrontare per ricostruire una storia di quegli anni, ma soprattutto ci sono anche, diceva prima la collega, che dovrà andare in regione per andare ad affrontare la questione della sopravvivenza o dei finanziamenti o altro, quello che sarà. C'è un disinteresse reale, cioè ciò che spesso viene dato, c'è una mancata sensibilità verso un mantenere memoria. Una mancata sensibilità, nel senso che spesso i funzionari, i politici dicono: perché ragionare sugli anni 70 quando, come dire, oggi dobbiamo ragionare su quelli che sono la crisi del welfare, la riduzione dei finanziamenti, la messa in discussione di servizi perché mancano i soldi. In realtà credo che dedicare risorse al mantenimento di memoria sia decisamente significativo rispetto a riflettere, rispetto alle pratiche di odierne, rispetto ad andare a capire in che modo gli interventi che si fanno in ambito sanitario, sociale, sono efficaci rispetto ai problemi che li hanno occasionati, ma soprattutto perché solamente mantenendo dei luoghi di memoria mi fa che è possibile anche immaginare la possibilità di intervenire in quelli che sono gli spazi di formazione degli specialisti. Oggi ci sono specialisti che stanno facendo scuole di specializzazione in psichiatria che poco sanno, non del passato dei manicomi, ma degli anni 70 che hanno portato alla chiusura dei manicomi. Ma questo significa anche non sapere il perché quelle istituzioni sono state messe in discussione.
Allora entro invece in quella che è la parte alcune delle cose che volevo dirvi, utilizzerò anche un paio di volte la lavagna per i lucidi. In primo luogo volevo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la legge 180, legge Basaglia, il titolo esatto del 13 maggio 78, perché questo è significativo rispetto a alcuni cambiamenti, è norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari, volontari e obbligatori. E ho scelto di ripetervi questo titolo perché credo che anche come vengono denominate le leggi ci raccontino poi rispetto dei cambiamenti che sono avvenuti, per cui norme per gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Primo passaggio quindi. Un altro punto è che, scegliendo di rimanere sugli anni 70 e sul contesto nostro, e ancora una volta dobbiamo richiamare in causa il 68, il 68 come periodo particolarmente, ripetendo delle parole che Tullio Aimone ha detto alcuni anni fa, mettendo a confronto il sistema brasiliano, la psichiatria in Brasile con il nostro, dicendo che se lui doveva dire delle cose rispetto al movimento che ha portato alla messa in crisi dell'istituzione manicomiale, lui diceva che bisogna sicuramente ripartire dal 68, sicuramente bisogna ripartire da un processo che attiva la valorizzazione dei soggetti, quindi delle cose ritornano, e soprattutto partire da un periodo che di fatto ha portato un allargamento dei movimenti sociali dal basso verso l'alto. Aimone, quando faceva questo intervento, spiegava che questo movimento aveva portato con sé una serie di conseguenze, fra queste la presa di coscienza dei diritti di cittadinanza, intesa in senso lato, in senso anche come pratica di partecipazione, intesa come possibilità di prendere parola, di dire, e il legame tra cultura e politica, e credo che questo sia un altro, come dire, passaggio interessante, però che tende ad avviare meccanismi di insieme e a vedere la realtà sociale come un processo di trasformazione, non attraverso atti o gesti in prospettiva rivoluzionaria, ma tesi a maturare conoscenze e sistemi di valori altri. Perché questo che porta alla possibilità finalmente negli anni 70 di immaginare il superamento dell'istituzione manicomiale nella direzione di un processo di cambiamento, di crescita, un processo che vedrete è iniziato negli anni 50 ma che raggiunge il suo compimento negli anni 70 per una serie anche di situazioni che poi vi ricorderò, che sono legate di fatto al rischio di avere una caduta della legge in relazione al referendum chiesto dai radicali rispetto all'abolizione della legge del 4, ma che è comprensibile, cioè ci porta a comprendere i cambiamenti di processi di deistituzionalizzazione solamente se noi iniziamo a ragionare in termini di il ruolo dei singoli soggetti, il ruolo dei tecnici rispetto ai contesti lavorativi, la capacità di mettere in crisi il proprio sapere, la capacità da parte di aprire le porte e di confrontarsi con i rappresentanti della comunità, la possibilità di valorizzare le modalità altre di attivare delle soluzioni da parte dei cittadini in relazione, parlo a questo segmento. Il movimento del 68 porta al discorso della negazione e del rifiuto dell'istituzione manicomiale, istituzione manicomiale che trova la sua origine all'interno, viene sancita dalla legge del 4, 1904, la prima legge di Stato, in termini di disposizione sui manicomi, sugli alienati, quindi richiamo la differenza nell'utilizzo delle parole, e la legge del 4 di fatto è una legge che
solamente se noi ripercorriamo questi passaggi siamo poi in grado di capire i cambiamenti portati dalla 180, la legge del 4 sancisce che devono essere custodite e curate in manicomio le persone affette da qualunque causa di alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri, quando riescano di pubblico scandalo e non siano, non possono essere convenientemente custodite e curate ancorché nei manicomi. Quindi il primo passaggio è quando le persone sono pericolose a sé e agli altri, quando sono di pubblico scandalo, inizia a diventare evidente quella che è una funzione sociale attribuita al manicomio, quella di una funzione di custodia piuttosto che di cura, e la legge del 4 in un qualche modo va a rendere evidente quella che invece fra 1861 e 1904 ancora rappresentava un qualche cosa che era in, si stava, come dire, definendo certamente in quella direzione, ma ancora permetteva degli spazi, dei posizionamenti rispetto all'idea del manicomio anche come spazio di cura, quindi non solo del manicomio come uno spazio di custodia di quelle persone che sono pericolose a sé, agli altri, riescono di pubblico scandalo. Prima sono stati citati dei comportamenti che venivano visti come strani e quindi come comportamenti volti a destare, come dire, lo scandalo nell'opinione pubblica. Se uno va a rileggere le cartelle cliniche del periodo che va dal processo di unificazione, quando di fatto c'è una prima legge, che è la legge comunale provinciale, che va a dire che sono le amministrazioni provinciali che si devono fare carico dei malati di mente, mantenendoli, e quindi inizia ad attivare una nuova destinazione d'uso del manicomio, nel senso come un luogo dove vengono rinchiuse persone che sono uscite dai circuiti economici, persone che appunto hanno comportamenti che vanno nella direzione del disturbare la quiete, eccetera. E ci sono alcune immagini che vengono date sulle donne come ragione di internamento, e se oggi noi riguardassimo, sarebbe utile rivederle, ma è Charliera, parla con altri uomini alla festa, non sta vicino al marito, e ha mostrato interesse nel viaggiare. Queste sono alcune delle cose che vengono descritte come ragioni e cause di internamento. Il 90% delle nostre studentesse sarebbero internate. Questo ci aiuta a capire anche, perché sarà il filo rosso che guiderà l'esposizione di oggi, come le istituzioni, soprattutto questo tipo di istituzioni, le istituzioni totali, siano figlie delle quelle che sono delle richieste sociali, delle richieste che il contesto fa, ma in questo caso soprattutto siamo figli, la legge del 4 non è una legge sanitaria. Questo è il primo grande scatto che noi dobbiamo tenere in mente. La legge del 4 è una legge di polizia, una legge che va a dire che la psichiatria rientra nell'area di competenza del sistema giudiziario. È una legge che è concepita in un momento in cui c'è un'energia forte dello Stato, in cui c'è uno Stato al centro, attorno a uno Stato che vede nell'istituzione manicomio un luogo dove, il luogo che può in qualche modo, un'istituzione che può aiutare a governare delle situazioni di difficile gestione. A noi è capitato di fare ricostruzione attraverso l'andirivieni di alcuni personaggi all'interno del manicomio, alcuni hanno avuto magari 33 ricoveri, e in particolar modo studiare, diciamo, quali erano le ragioni che avevano. Sto riferendomi a una situazione specifica, la storia di Piero Ciaio, un pobriacone che in epoca pontificia finisce in galera, perché quando beve chiaramente attiva dei comportamenti molesti, eccetera. Negli anni 60 inizia a finire in manicomio. Negli anni 90, nell'epoca dei grandi, il 90 dell'Ottocento, nell'epoca dei fenomeni di anarchia, di difficoltà, ritorna in manicomio, poi
quando di nuovo c'è tranquillità, come dire, diminuisce l'attenzione verso il personaggio, con i suoi comportamenti, non destano preoccupazioni perché rimane appunto una persona sì violenta, ma molto probabilmente non ha nessun rapporto con i soggetti che stimolano processi di insurrezione, eccetera, eccetera, perché si sopiscono dei voi, a quel punto tornano i suoi comportamenti ad essere letti come comportamenti che devono essere, come dire, tenuti a bada all'interno di un'istituzione, appunto deputata alla cura custodia. Allora, vedere la trasformazione, che tipo di risposta si dà, quali le istituzioni che vengono considerate istituzioni deputate a farsi carico di quel problema, ce la racconta, come dire, rispetto al come i cambiamenti sociali, politici, eccetera, eccetera, intervengono nella definizione di che cosa è norma, nella definizione del che cosa fa sì che su un soggetto si possano fare delle scommesse. Allora, quello, un'altra cosa che va risottolineato, quindi non solo i cambiamenti rispetto ai periodi storici, i cambiamenti dei ruoli deputati alle istituzioni, ma anche di fatto che fra il 1904 e il 1978 il manicomio ha mantenuto questa funzione, quindi alla psichiatria veniva riconosciuta la responsabilità della cura e della custodia, ma in realtà ciò che interessava era la custodia. Chi aveva diciamo chi controllava sia le missioni che le dimissioni, in quel caso erano, c'erano provvedimenti della polizia e della magistratura, c'era il prefetto che andava attraverso dei passaggi burocratici e a controllare il fatto che i ricoveri avvenissero, se i ricoveri che le dimissioni avvenissero nel rispetto dei diritti della persona, si diceva. In realtà erano visti anche in funzione del che cosa voleva dire di mettere quella persona distanza sociale, e quindi esistono una serie di carteggi che dimostrano come di fatto le dimissioni, ancora prima che essere stabilite dal medico, venissero di fatto stabilite dai vari amministratori pubblici, sindaco piuttosto che prefetto piuttosto che. Questo ci dice anche come alla magistratura aspetti appunto il controllo su ogni provvedimento e come all'autorità sanitaria, quella altra rispetto allo psichiatra, vengano riconosciuti compiti rilevanti, sostanzialmente il medico provinciale, se parliamo per esempio delle autorità che avevano competenza rispetto al controllo della vita manicomiale, di fatto andavano periodicamente a far visita ai manicomi e avevano potere pari allo zero in termini di capacità e possibilità di produrre dei processi di cambiamento. Sostanzialmente, se da un lato il manicomio sempre di più assume, e la legge del 4 lo sancisce, questa funzione di cura e custodia, parallelamente noi dobbiamo vedere come la categoria di psichiatra, come categoria professionale che inizia ad affermarsi dagli anni 50 dell'Ottocento in poi, mano a mano matura da un lato la consapevolezza che svolge questa funzione pubblica di controllo e di governo di un qualche cosa che gli altri non riescono a controllare, la pazzia, i comportamenti disturbati, eccetera. Da un lato, come dire, fa proprio questo mandato, dall'altra parte certamente non vive serenamente questo ruolo che gli viene attribuito, per cui esistono degli interessanti, diciamo, documenti all'interno delle riviste specialistiche dell'epoca, ma anche si ritrovano nei carteggi, degli archivi della corrispondenza, eccetera, ma dall'altra parte fatica e quindi tenta in ogni modo di andare a, come dire, costruire degli strumenti e delle impalcature scientifiche che vadano nella direzione del dire la psichiatria è una disciplina. Quindi tenta sempre di più la categoria degli psichiatri di dotarsi di strumentazioni che
li legittimano da un punto di vista scientifico rispetto alla loro potenzialità nella presa in cura, nel guarire persone soggette da malattia mentale. Se noi invece però andiamo a vedere nel contempo i dati dei ricoveri manicomiali fra l'Ottocento e la seconda metà del Novecento, vediamo che sono in realtà dei dati in crescita. Si entra in manicomio, dal manicomio si esce pochissimo, soprattutto rispetto alle cartelle cliniche che abbiamo esaminato noi, che vanno dalla metà dell'Ottocento agli inizi del Novecento, questo l'abbiamo fatto in modo massiccio. Si esce solamente se si ha una posizione sociale definita, si esce solamente se si riesce di fatto a, una volta usciti dal manicomio, a provvedere al proprio sospettamento. Si esce solamente se non si diventa un'altra bocca da sfamare all'interno della famiglia. Quindi il lato passaggio è anche la trasformazione che la nostra società ha conosciuto, e alcuni di questi elementi erano riportati in apertura nell'intervento precedente, quindi anche come ha inciso rispetto alla possibilità di ripensare le funzioni di un'istituzione, quelli che sono stati dei cambiamenti non solo economici, ma anche dei cambiamenti rispetto alla modalità, come dire, delle tipologie dei lavori. Stiamo parlando nell'Ottocento, essendo la nostra una società fortemente agricola, chi non riusciva a utilizzare le proprie braccia per mantenersi, di fatto usciva dal circuito, e di fatto noi sappiamo che non poteva essere mantenuto, per cui ci sono anche in questo caso una serie di persone che non solo vengono offerti dagli enti pubblici, ma anche dalle stesse famiglie, che non sono in grado di provvedere. Quindi altro elemento da tenere presente è anche il cambiamento del ruolo che le famiglie avranno rispetto al discorso della gestione della malattia mentale. La legge sempre del 4 va a dire anche che non c'è la possibilità di immaginare, sono soprattutto i regolamenti del 1909 che lo esplicitano, che non c'è la possibilità di immaginare che uno possa dire: avrei bisogno, mi sento male, mi potete ricoverare. Ed è per questo che vi dicevo, fate attenzione a trattamento sanitario volontario. Lì si entrava perché c'erano delle disposizioni precise, c'era una richiesta fatta dal medico, c'era una validazione di questa richiesta fatta dal prefetto, c'era un direttore del manicomio che andava a dire se la richiesta di ricovero era congruente oppure no, e c'erano delle proposte di dimissione che il direttore del manicomio, sostanzialmente, dicevo prima, doveva concordare, anche se di fatto era sua facoltà fare. La legge 180 invece apre una se volevo farvi vedere la legge 180 è possibile, mi avviso, perché proprio negli anni 60, quei movimenti di cui parlava anche la collega prima, iniziano a studiare, a mettere in discussione le istituzioni totali, iniziano a mettere in discussione le istituzioni totali attraverso, come dire, gli studi sociologici, si inizia a spezzare quelli che erano degli stereotipi legati al malato di mente. Abbiamo detto prima che fra l'Ottocento e il Novecento, la seconda metà del Novecento in Italia, aumentano il numero dei malati di mente, si entra, non si esce, eccetera, eccetera. C'è il problema della cronicizzazione, c'è il problema del non si capisce perché esiste un'istituzione deputata alla cura se poi nessuno esce, non si capisce perché vengano ritenuti validi alcuni sistemi di cura. Fra questi è importante rilevare che durante tutto l'Ottocento si è lavorato rispetto alla concettualizzazione del manicomio come luogo di cura, cioè in quanto luogo cura, e quindi vengono
dedicati ore e ore di studio, tempo e riflessione rispetto a come devono essere organizzati gli spazi, rispetto a come si deve andare a sancire la distanza fra il mondo degli uomini e il mondo delle donne, fra il mondo degli infermieri e il mondo dei dottori. Perché se i comportamenti sono comportamenti disturbati, se il problema è la trasgressione dell'ordine, attraverso la modalità di concepire gli spazi, si cerca di, come dire, attraverso lo spazio curo la persona che ha perso la visione dell'ordine, perché riporto a lui una visione di ordine attraverso proprio questo ordine dato dagli spazi, dato da una vita scandita secondo tempi regolari e ritmi ripetuti, che invece in realtà negli anni 60 vengono denunciati come ritmi, come visioni che più che produrre guarigione di fatto producono, vanno a circuire i componenti in una sorta di azione inglobante totale, vanno di fatto a distruggere quelle che sono delle potenzialità della persona, vanno di fatto a produrre anche laddove non c'è patologia, vanno di fatto a produrre anche laddove non c'è disturbi di relazioni, disturbi nella, come dire, nella gestione delle proprie emozioni, nelle proprie forme. E gli effetti delle istituzioni totali, soprattutto laddove ragioniamo dell'istituzione totale manicomio, possono essere affrontati e descritti in vario modo. Fra i vari modi possibili, accanto a quelli che sono degli studi che sono stati fatti proprio sulle le persone che hanno vissuto in manicomio o che hanno raccontato alla fine degli anni 70 le persone liberate dagli spazi manicomiali, io credo che, quindi, al di là di queste testimonianze che sono importantissime, credo che fosse ritornare a Primo Levi, una frase che viene sfruttata spessissimo rispetto a quelli che sono gli effetti devastanti che produce, può produrre un'istituzione totale sulle persone, ma soprattutto anche sul circuito delle relazioni, perché quell'istituzione totale di fatto ciò che va a sancire è la separazione fra il mondo del sano e il mondo dei folli, e la separazione fra il mondo della ragione e della sragione, fra il mondo che è controllabile e riportabile a ordine e quello che invece sfugge all'ordine, e la possibilità di immaginare la follia come altro da noi. Allora in questo caso forse la prima istanza non sarà il discorso della costruzione di spazi distanti, di luoghi che sono solo luoghi delle donne, in questo caso sarà il problema centrale rispetto al cambiamento e l'apertura di spazi e di nuovo riattivare, rompere, come dire, anche simbolicamente delle porte, aprire le porte, rompere le mura, per riavvicinare il mondo del sano al mondo dei folli, per riavvicinare, come dire, rimettere in discussione questa separatezza che appunto sulla quale si sono costruite tutta una serie di false ideologie rispetto alle davvero possibilità di presa in carico dei problemi che porta la persona che soffre di disagio, ma soprattutto anche non solo dei problemi che porta la persona, ma dei problemi che la persona esprime, dei problemi sociali che la persona esprime attraverso la malattia, e quindi anche una rivisitazione di quelle che sono non solo le potenzialità che offre il contesto comunitario, quindi il mondo che allora era considerato come il mondo dei sani in termini di potenzialità, ma anche le deprivazioni che il mondo dei non sani erano arrivati dal mondo dei sani, nel senso che attivare delle distanze, dire chi rientra o non rientra nella norma, dire che il fatto che uno non rientri nella norma deve essere sottoposto a dei trattamenti eccetera eccetera, va a dire che cosa è normale, va a dire anche a dire anche qualche cosa in relazione a quali sono gli unici diritti riconosciuti, chi detiene il potere e perché devono essere costruiti questi steccati. Sostanzialmente dire che esiste qualcuno che va al di là dell'ordine vuole dire anche
ragionare in termini di quali sono i diritti, quali sono i cittadini che in qualche modo hanno possibilità di accesso ai diritti, hanno, come dire, di riflessioni che credo vanno rifatte nel momento in cui si ragiona rispetto agli anni 70, si ragiona rispetto alla legge Basaglia. Quindi c'è un intreccio importante, fondamentale rispetto al discorso della messa in crisi di un'istituzione che è stata messa in crisi nel momento in cui si è potuto dire che in realtà quelle che erano delle credenze che si erano costruite intorno alla malattia mentale erano delle false credenze, cioè se fino ad allora si era attivata cronicità, se fino ad allora si era detto che non esiste, che i malati di mente non reagivano alle cure, che di fatto sono dei cronici, che di fatto sono pericolosi, che di fatto non sanno convivere in spazi sociali, che vanno isolati, eccetera, eccetera. La grande intuizione di Basaglia, che poi ha portato alla legge del 78 in prima istanza, è stata quella di iniziare a ragionare sul che cosa poteva far cadere questi stereotipi, questi pregiudizi. E allora, se non mai lo troverò, una delle esperienze importantissime che ritrova, diciamo, degli agganci con quella che sono i movimenti più a livello internazionale, in questo caso ritorniamo a quell'Inghilterra citata in apertura dalla collega, è il discorso della possibilità di sperimentare all'interno dell'istituzione manicomiale dei modi altri di concepire l'istituzione manicomiale. Siamo intorno alla metà degli anni 60, la possibilità di immaginare all'interno degli spazi manicomiali, che dicevo prima, non solo erano spazi ben che come dire erigevano mura tra il mondo del sano e il mondo del folle, ma anche gli spazi interni dei reparti, eccetera, erano concepiti in questa, attraverso questa visione di separatezza, di costruzione di ordine, di scansione dei tempi, ma soprattutto di non attivazione di relazioni, perché nella relazione si vedeva la parte malata, allora si poteva riattivare, come dire, la sanità, l'ordine, eccetera, solamente andando a, come dire, a rivedere, a rilavorare su queste relazioni, bloccandole, impedendole. L'esperienza della comunità terapeutica, che è l'esperienza che Basaglia in qualche modo attiva a partire proprio dalle prime esperienze fatte in Inghilterra, permette di andare a mettere in crisi alcuni principi. Non è vero che le persone malate di mente sono persone che non sanno convivere con gli altri, non è vero che non sanno attivare relazioni, non è vero che sono di disturbo agli altri, non è vero che sono incapaci di eccetera eccetera. L'esperienza della comunità terapeutica vissuta all'interno dell'ospedale psichiatrico di Gorizia permette di portare all'interno dell'ospedale psichiatrico per una volta il discorso della democrazia, della tolleranza, dell'interesse per la persona umana. Permette di spezzare quel rigido verticismo che caratterizzava le strutture psichiatriche. Certamente non solo da noi, certamente anche negli altri contesti, perché questo movimento internazionale, anche se l'Italia ha la peculiarità di avere prodotto una legge come la legge Basaglia, che di fatto anche, come dire, le punte più avanzate della psichiatria dell'Inghilterra piuttosto che Francia non hanno prodotto, e che oggi rappresenta, diciamo, un oggetto di studio a livello internazionale, e che come dire, fa sì che ci siano molti di viaggi di studio da parte di componenti e delegazioni che arrivano da diversi, diciamo, continenti e stati. Dicevo prima, l'esperienza della comunità mette anche da due punti di vista in crisi il sistema manicomiale. Va a dire che non è vero, che non sono, come dire, scorrette tutte quelle rappresentazioni e quelle credenze che fino allora c'erano state attorno al malato. Va a dire soprattutto che l'organizzazione manicomiale, che ripropone un sistema verticistico che
attiva non solo la separazione fra personale medico, paramedico, eccetera, e i malati, ma attiva anche questa separazione fra infermieri, medici, eccetera. La struttura è decisamente verticistica, decisamente, come dire, controllata ed ogni... non esiste un'interazione fra i diversi livelli della struttura dei rapporti. Lì si spezza allora anche questa modalità di pensare l'organizzazione manicomio da un punto di vista proprio del come è gestita. L'attivazione delle comunità terapeutiche è molto interessante perché l'attivazione di gruppi interni, l'attivazione di gruppi interni ai quali partecipano pazienti, infermieri, dottori, rompe la staticità dei rapporti, attiva la pensabilità di relazioni fra le persone, ma soprattutto va a dire che non esistono delle, rispetto al discorso della gestione dei gruppi di lavoro, non esistono dei saperi che fanno sì che uno possa svolgere la funzione alta, apicale, ma va a dire che in realtà ogni decisione viene affrontata in modo collettivo, va a dire che esiste sicuramente all'interno dei gruppi una persona che ha il compito di condurre il gruppo, ma questo chi conduce il gruppo non necessariamente va ricondotto al fatto che sia medico piuttosto che infermiere o altro o paziente, ma viene di fatto affidato all'interno del gruppo il ruolo di facilitatore del gruppo. Questo secondo me permette proprio di rompere rompere degli stereotipi, iniziare a far circolare la comunicazione fra i diversi livelli, fra le diverse persone, e laddove noi pensiamo alla malattia mentale, riattivare comunicazione, riattivare relazione va nella direzione del ripensare la potenzialità davvero dell'uscita dallo stato di sofferenza della persona, perché la letteratura ci racconta che una delle prime, come dire, sentinelle di disagio sono la capacità di entrare in comunicazione con gli altri, la tipologia delle relazioni che abbiamo, più la nostra rete di relazione allargata, più teoricamente siamo, fra virgolette, in salute. Allora, questo ce la racconta, invece in quel caso lì, diciamo, si attivava giusto il contrario, perché ciò che veniva boicottato era la possibilità di attivare relazioni. Allora, perché questo è importante? È importante perché l'istituzione manicomiale viene messa in crisi dall'interno. Dall'interno si vanno a spezzare degli stereotipi e quindi si rimane rispetto al discorso della rottura di una norma, della rottura di una norma nasce da una reazione, negazione dell'istituzione manicomiale, rifiuto, ma anche la possibilità di pensare dei modi altri. E pensare dei modi altri all'interno dell'istituzione manicomiale, di dire la più grande azione che si potesse fare, a mio avviso, la più grande azione che si potesse fare, perché in quel momento tu abbatti una serie di pregiudizi che negli anni si sono costruiti, ma soprattutto vai anche a mostrare il tipo di connivio che nel tempo c'era stato fra scienza e politica, fra richieste dello Stato, fra richieste delle pubbliche amministrazioni, eccetera, eccetera, e scienza. Credo che questo sia fortissima come... Vuole anche dire che la persona che... vuole anche dire che chi in quel momento ha il potere della scienza, lo psichiatra, non si sente messo in crisi rispetto al fatto che va a svelare questo, perché in realtà non è uno scacco, in realtà è la possibilità davvero di iniziare a riragionare su quelli che sono i compiti. E visto che un pochino tardi, mi piacerebbe farvi vedere quelli che sono stati grandi cambiamenti, a parte questi che vi dicevo, che poi hanno i principi basilari della non solo della legge Basaglia, ma anche della legge Basaglia che viene reinserita all'interno
all'interno della proprio dei passaggi. La legge Basaglia di fatto mette in crisi tutti mette in crisi soprattutto la legge Basaglia che viene recepita dalla legge di riforma del sistema sanitario, inizia a mettere al centro la tutela della salute del cittadino, stabilisce la partecipazione dei cittadini, quindi vengono recepiti quelli che sono poi anche delle caratteristiche di fondo della legge 180, fa entrare il sociale nella medicina, supera la concezione tipica della medicina curativa, puntando sulla prevenzione, puntando sulla cura, garantendo cura e riabilitazione. La innovazione della legge Basaglia recepita all'interno della legge del sistema di riforma sanitaria di fatto va a dire che finalmente si supera quella visione che ci aveva dato la legge del 4. Se uno sta male non è un problema della magistratura, sono problemi diversi. Il problema della tutela dell'ordine è uno. Il problema della presa in carico della salute del cittadino è altro. Va a sancire il diritto alla cura, va a sancire il diritto alla cura di una persona che è cittadino e che non è un cittadino che perde i propri diritti, come aveva sancito la legge del 4 attraverso il regolamento del 1909, perché il primo effetto importante di una missione in manicomio era il discorso della iscrizione all'interno del casellario giudiziario, la perdita dei diritti civili, era la perdita dei diritti politici di partecipazione. La legge 180 va a dividere se il problema è il problema della cura, questo è un diritto, la cura è un diritto. La cura non solo è un diritto, ma è un diritto che va onorato nell'ambito del contesto territoriale di appartenenza, non separando le persone che hanno dei problemi dal proprio contesto. È il territorio che attraverso una ramificazione dei servizi deve costruire le risposte, ma questo è un altro aspetto che io credo soprattutto vada molto sottolineato con i ragazzi, perché questa è la differenza rispetto al discorso della cultura, ma soprattutto il fatto che non esiste una storia che vada a senso unico. È vero che sono stati nel tempo definiti dei servizi territoriali, ma è vero anche che la vera scommessa è rispetto a come il territorio si fa carico della malattia mentale. Territorio inteso come comunità, come contesto sociale, come contesto. Se noi ci limitiamo a ragionare, vediamo solamente nei servizi una risposta ai problemi della malattia mentale, abbiamo sbagliato, ritorniamo indietro, ritorniamo ad immaginare che i servizi si debbano occupare di tutto il tempo delle persone. Ma allora ritorniamo a quelle che sono delle situazioni tipiche delle istituzioni. Se noi immaginiamo che sia il territorio, vuol dire che si deve lavorare, iniziare a ampliare anche punti di riferimento di quelle che sono le reti del territorio. E in questo caso entrano delle nuove soggettività che sono i familiari, con le loro rappresentanze, che sono gli utenti con le loro rappresentanze, che sono gli altri attori del contesto sociale, che sono soprattutto anche, dovrebbero essere, i servizi con la loro capacità, da un lato certamente di garantire delle risposte, ma delle risposte che sono risposte che in qualche modo sono riconoscibili, perché vanno nella direzione di un accesso ai servizi, ma che dall'altra parte riescono a tenere conto anche della necessità di essere flessibili, perché diversi sono i bisogni che le persone portano e perché davvero, alcune parole smettano di essere tali, iniziano davvero ad essere delle pratiche. Allora il grande problema nell'ambito della salute mentale è quello anche di iniziare a raccontare ciò che accade,
di iniziare a raccontarlo sia in termini di efficacia che di, anche di situazioni che non sono andate. Ma solamente questo può dare, come dire, anche la forza rispetto a portare avanti quello che in un qualche modo negli anni 70 è emerso, il legame fra l'istituzione e il contesto, il legame fra quello che viene riconosciuto come bisogno e la capacità di dare una risposta ai bisogni che le persone rappresentano e portano. Ed è l'altra, la scommessa che sempre ci hanno hanno portato gli anni 70, la capacità di rileggere il territorio in modo altro, di rinegoziare sul territorio degli spazi di convivenza fra le differenze, degli spazi di convivenza fra quelli che sono dei bisogni diversi, ma anche delle potenzialità diverse. Quindi rilavorare nella direzione del, come dire, smettere di avere uno sguardo che va solo nella direzione di ciò che non c'è, di ciò che non riconosciamo come bisogno. Perché se no ritorniamo in schemi, come dire, già vecchi, già noti, già conosciuti, e che erano andati nella direzione di dire si attivano delle situazioni che di fatto sono di comodo, che di fatto sono tutelanti, che di fatto sono garanzia per le persone. Allora, diciamo, molto probabilmente ciò che forse dobbiamo avere presente nel momento in cui andiamo a costruire dei percorsi didattici sugli anni 70 è proprio quello di portare alla luce quelle che sono state le diverse istanze culturali, i diversi incontri fra i diversi saperi, la capacità di ragionare attraverso saperi diversi, ma soprattutto anche di immaginare che quello che è diventato un simbolo, a mio avviso, della, come dire, dell'apertura delle istituzioni, Marco Cavallo utilizzato sempre a Trieste, che portava le speranze delle persone nell'incontro con l'esterno, le speranze delle persone chiuse in manicomio, come dire, sia un simbolo che rimane perché è simbolo dell'incontro, cioè del superamento delle distanze che esistono fra le varie come dire, i vari microcosmi, intesi però come microcosmi non in relazione, dove è funzionale che ci siano delle rotture, perché la rottura fa sì che alcuni possano, come dire, permettersi di esercitare dei poteri sugli altri, fa sì che, come dire, si possa, senza timore di essere messo in discussione, calpestare i diritti delle persone, soprattutto in questo caso stiamo parlando del diritto di cura, del diritto alla salute e della possibilità di immaginare che c'è per tutti la possibilità di, come dire, di stare male, perché proprio, come dire, una potenzialità che ci appartiene, senza andare a pensare che questo rappresenti lo stato, ma semplicemente uno dei momenti della vita delle persone. Allora, su questo, solamente nella misura in cui si mantengono aperte queste relazioni, si mantengono aperti questi spazi di confronto fra i diversi bisogni, si mantiene aperto il discorso della riflessione sulla flessibilità e sul fatto come diceva Basaglia che negli anni 70, il fatto che quelle che sono delle istanze di cambiamento mantengano la loro dialettica, che non diventino nuove ideologie. E su questo credo ai ragazzi vada raccontato, cioè vada raccontato, ma soprattutto vada evidenziato come noi di fatto siamo portatori, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione sociale che ricopriamo, siamo portatori poi di situazioni che vanno nella direzione di attivare delle risposte sociali anche in termini di istituzioni e come, come dire, spesso dei pregiudizi che noi ci portiamo dietro sono pregiudizi che si evidenziano in quelle che invece sono delle pratiche che noi attiviamo. Sto pensando soprattutto alle persone dell'Aura Bassi piuttosto che altro, per cui l'importanza della riflessione culturale degli anni 70. No, nel senso che credo che sia importante perché ci sta lavorando e credo che sia una cosa molto interessante perché, come dire, sono fra poco,
tra le poche persone che di fatto mantengono invece viva questa attenzione che vi dicevo prima, che magari chi si sta specializzando in psichiatria poco sa su questi anni 70. Allora la scommessa culturale inizia già sui banchi. La conoscenza, cioè da raccontare degli anni 70 in termini di capacità di comprendere quelli che sono stati dei cambiamenti che sono avvenuti a livello istituzionale, delle mancate promesse, non parlo della legge del Basaglia ma della legge del 4 che era, come dire, portava con sé l'idea che finalmente si potesse dare un giusto trattamento alle persone sofferenti di malattie mentali, dico mancata promessa perché in realtà hanno prodotto cronicità, eccetera, eccetera. Allora, da questo punto di vista, continuare a riflettere e mantenere ferma la riflessione non solo è funzionale al comprendere quale sarà l'orientamento che prenderà la nostra professione, ma rappresenta anche, a mio avviso, la possibilità come cittadini di ragionare e partecipare alla vita appunto pubblica e di sapere che il come noi partecipiamo ha un peso. E chiudo per dicendovi semplicemente che l'istituzione Gianfranco Minguzzi rappresenta invece, ed è una scommessa che è stata fatta alla fine degli anni 70 dalla provincia di Bologna, nel momento in cui non c'erano proprio la nuova legge sanitaria, il discorso della 180 toglieva la delega alle province rispetto al discorso dell'assistenza dei malati di mente. La provincia di Bologna ha fatto scelta di conservare memoria e all'interno dell'istituzione sono conservati più di 11.000 volumi, che sono volumi specialistici ma non solo, sono conservati archivi sanitari eccetera, ma soprattutto a mio avviso l'istituzione Gianfranco Minguzzi ha rappresentato una scommessa non solo in termini di memoria ma anche in termini di come dire, costruzione insieme agli altri di un modo o altro di pensare l'assistenza alle persone sofferenti di disagio psichico, perché fino a quel momento a livello nazionale non esiste il superamento della legge del 4 dice che non si va più in manicomio, ma poco dice su che cosa c'è. Allora, da questo punto di vista, nel tempo, quest'anno ci sarà il 25° anno dell'anniversario dell'istituzione Gianfranco Minguzzi, nel tempo ha rappresentato un modo di favorire l'incontro fra gli operatori dei diversi servizi, l'incontro fra gli operatori dei servizi, associazioni, le istanze politiche piuttosto che altro, ma ha soprattutto rappresentato un laboratorio rispetto alla sperimentazione di modalità altre di fare incontrare le diverse istituzioni sul territorio, proprio in alcuni casi a lavorare nella direzione della messa in rete delle risorse, ma soprattutto nella direzione del superamento delle persone come portatrici di disagio pubblico. Uno può anche essere portatore di disagio, ma di fatto ha tante altre cose. Allora, molto probabilmente un passaggio che va fatto, soprattutto oggi, in epoca di scarse risorse economiche, di ragionare sulle persone come potenzialità, come possibilità di incontro e anche come persone che hanno dei bisogni, ma rivedere tutto a tutto tondo e andare nella direzione del mantenimento di alcune intuizioni che ci sono state forti negli anni 70, del recupero della soggettività, ma ancora, come dire, noi insistiamo su un recupero della soggettività in termini di poteri, possibilità, di potenzialità, nella direzione però dell'interdipendenza con la vita comunitaria e quindi nella direzione della consapevolezza che il potere dell'uno attiva circoli virtuosi all'interno di un sistema comunitario che poi ritornano. Quindi diventa, diciamo, la nostra scommessa rispetto a quella possibilità di immaginare che si possa convivere con le diverse nostre situazioni, sia nelle fasi di difficoltà che invece di piena forza. Scusate, non ho addormentato.